Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, ultimo giorno qui a Karpathos, isola del Dodecaneso, e domani torno a Milano, però attenzione perché le ricorrenze, quando sono significative e immortali, vanno sottolineate. Sapete che io dei nostri tifosi detesto quelli per cui una delusione dura una vita e una gioia dura un secondo. Invece le gioie devono durare, soprattutto quando sono immortali, soprattutto quando significano questo, con la seconda stella. Vi ricordate il complemese, il terzo complemese del derby, del sesto derby consecutivo vinto dall'Inter, dello scudetto in faccia. Eh sì, 22 luglio e 22 aprile, è il terzo complemese. E qualcuno dirà, qualcuno di quelli che rosica, ma quanto vai avanti? Ma insomma, vado avanti ovviamente con i miei complemese, perché è un mio diritto. E allora ragazzi, prima di parlare del resto, della stretta attualità, scusate, ma io in una sintesi, quello che era successo a San Siro e dopo a San Siro, dopo San Siro in Piazza del Duomo, qui da Karpathos, lo voglio ricordare ragazzi, perché certe cose ce le dobbiamo stampare bene in testa prima di star lì sempre a dire ma ti ricordi nel 2002 il 5 maggio? Cazzo, sono passati più di 20 anni e c'è ancora gente. Ho fatto un post per ridere perché ho visto un camion con scritto Gresco, no? E su ma mai ricordato Gresco? Cristo, ma rimuovetele le cose, il tempo passa, la legge dello sport è che si vince e si perde. Buon Dio, ma una persona ottimista, una persona positiva, non è che ricorda solo le sciagure che peraltro hanno avuto tutti, ma ricorda soprattutto le gioie. Lo scudetto vinto in casa dei cugini rossoneri. E quindi, scusate, tanti auguri Inter, doppio stellata per il terzo complemese. Anche perché me la chiedono sempre di vederla sta cosa. E allora via la clip. Viva l'Inter! Viva l'Inter! Colonna sonora, la gente che festeggia, nerazzurri, sì! Quando scendi in campo,
Viva l'Inter, ragazzi, viva l'Inter. Voi non vi rendete ancora conto, secondo me, voi non vi rendete ancora conto. A parte che anche Inzaghi, secondo me, ha fatto fatica, da quanto so io, per settimane a capire quello che ha fatto. Questa roba qua resta nei libri di storia, non è che resta solo nella Bibbia, nell'Albo d'Oro. Resta nei libri di storia. Bene, adesso si tira una riga, ma ci si ricorda delle grandi gioie e si parla della stretta attualità. Ragazzi, la stretta attualità, ci sono quelli che non c'hanno pazienza, no? Bisogna subito comprare il difensore. Tra l'altro, appena arrivata la notizia bella, anche se io non ci credo, perché io sono abituato sempre a confrontarmi con un medico che conosco da tanti anni, il responsabile dello staff sanitario dell'Inter, il dottor Volpi, e lui mi ha sempre spiegato, traduco io le sue parole, un conto è tornare a stare bene, a camminare, eccetera, un conto è tornare e poter giocare. C'è sempre una differenza tra ritorno e rientro. No, sto parlando di Buchanan, perché Tyon Buchanan ha mandato un messaggio: no, ma ragazzi, io sto bene, dopo l'operazione alla tibia, qualcuno adesso si sbilancia già ad ottobre, magari può rientrare. Calma, calma, ragazzi, non è uno scherzo questa operazione, quindi facciamo pure conto che Buchanan rientri dopo Natale. Poi se rientrerà prima, c'è solo da essere contenti. E niente, si cerca questo difensore, una riserva, perché se non si fosse fatto male Buchanan, nessuno era qui a menarla col difensore. L'Inter è abituata a portarsi avanti, ad affrontare le emergenze per tempo, a prendere i giocatori prima degli altri, vedi Zielinski naturalmente e Taremi, come Josef Martinez, e allora va bene, però come ho spiegato nel precedente video editoriale, non è che ti puoi far prendere per il collo, figlioli, stiamo cercando una riserva. Poi restano sempre i soliti, ogni giorno c'è un nome nuovo. Io su Stufo lo lascio ai mercatari, io darò il comunicato ufficiale quando ci sarà il comunicato ufficiale, tanto siamo a livello di sgambate ancora, Lugano, Pergolettese, ragazzi, sono praticamente allenamenti congiunti. Volevo dire una cosa sui cugini, perché mi ha scritto già qualche milanista, già quest'anno ho già capito com'è un'altra volta, perché ho visto il Milan con Rapid. Però ragazzi, allora, il campionato svizzero, se parliamo del Lugano, è iniziato ieri, tanto per dire quanto era più avanti il Lugano dell'Inter nella preparazione. Il campionato austriaco inizia il 2 agosto, se non mi ricordo male, si chiama Bundesliga anche lì. Ma è normale che il Rapid sia più avanti del Milan, ma se uno già alla prima partita si deve scoraggiare, invece posso dirvi che mi è piaciuto molto Fonseca, perché ho sentito le sue parole al termine della partita e le condivido. Lui cerca la chiamata la leaderance, lui ha bisogno, ragazzi, i rossoneri hanno bisogno di dire leaderance, cioè di qualcuno che sia leader. Sono assolutamente d'accordo, è ovvio che la rivincita del Milan nei confronti dell'Inter passa anche da giocatori che siano significativi e importanti. Poi io leggo ogni giorno, vicino questo, vicino quell'altro. Ragazzi, guardate che ci sono dei profili interessanti in giro, lo dico al Milan, non è che devo dare i consigli di mercato io. Io Samardžić, col padre impiccione desoso che ha, non mi ci siedo neanche a parlare, dopo quello che è successo con l'Inter, è successo alla Juve, è successo al Napoli, è successo alla Lazio, ma il Milan può tranquillamente provarci. C'è in giro Chiesa, che mi sembra fuori dai piani della Juve, c'è in giro Rabiot, c'è in giro Hermoso. Oh, ma ragazzi, di giocatori in giro ce ne sono, quindi se il Milan cerca, come ha detto Fonseca, la leaderance, e Morata già è un buon profilo, è uno che conosce la Serie A, quindi non è che mi metto a dare consigli ai rossoneri, però mi ha colpito, insomma, Fonseca, perché secondo me è centrato il problema. Il problema del Milan di questi ultimi anni è stata l'assenza di leader, noi ne abbiamo tanti, lo riconosco, loro francamente, con tutto rispetto per Capitan Calabria, che poi non è sempre detto che il leader coincida col capitano, però l'unico che ho visto veramente overperformare lì è stato Pulisic. Lotus Cheek mi sembra che abbia fatto il suo, poi per carità, insomma c'è bisogno di leaderanza, ha ragione Fonseca a ricordarlo, e ce ne sono in giro giocatori che possono essere dei leader. Vabbè, per il Napoli invece il discorso è sempre lo stesso, chiusa la prima parte del ritiro, Antonio è forte, ragazzi, Antonio è forte, ama fatica, siamo arrivati a 41 punti, cosa pretendete? Quindi, ma Antonio ci sarà, io lo so che sarà competitivo col suo Napoli. Nessuno parla dell'Atalanta, e questa cosa mi dispiace molto, perché certamente non ho una grande simpatia per Gasperini, ma il percorso che ha fatto l'Atalanta deve essere onorato. L'Atalanta è l'unica squadra italiana che ha vinto un trofeo europeo, e quindi io la considero al pari delle altre.
certo, e poi c'è la Juventus, indubbiamente, che con Thiago Motta si sta rafforzando, rinnovando. Non ho ancora capito la storia di Calafiori, che mi pare che non vada più alla Juve, e la storia di Cobb Miners, ma magari quello arriverà. Però, insomma, ragazzi, i rivali non mancano. I rivali non mancano, e però ci siamo goduti, ripeto, il terzo complemese dello scudetto, della doppia stella, lo scudetto vinto in faccia a San Siro. Quindi siate positivi, e se proprio dovete ricordare qualcosa del passato, ricordate le cose belle. Sono qua apposta per ricordarvele io. Qualcuno già al terzo complemese se l'era dimenticato. Oh, il 22, ogni 22 del mese, fino a quando vai avanti? Ma fino a quando andrà avanti l'Albo d'Oro? No, scherzo. Però, insomma, almeno adesso che non è iniziato il nuovo campionato si può fare. Vi saluto, ragazzi, qui da Carpato, sull'ultimo giorno. Guardate che cartolina qua dietro. Ciao e viva l'Inter. E siate positivi. Buon Dio, dovete essere positivi. Ciao a tutti.